I SUV sono per certi aspetti come alcuni politici. In pochi dichiarano apertamente di votarli, poi i numeri raccontano tutta un'altra storia. In questo caso non c'è bisogno neanche di essere esperti di mercato, basta guardarsi attorno. Cosa che peraltro ha fatto anche Seat, che quindi dopo la Ateca raddoppia con la più piccola Arona, che sto guidando nelle strade attorno a Barcellona. Tra le due, l'Arona è più corta di 24 cm, quanto basta per inserirla in un'altra fascia di mercato. Per capirci se il punto di riferimento della Ateca è la Nissan Qashqai, quello dell'Arona è la Renault Captur. Il bello è che esattamente nel mezzo, come lunghezza, si piazza la Fiat 500X, che è anche la più venduta in assoluto fra i SUV e crossover compatti. Sì, ormai fare una distinzione tra SUV e crossover è una sorta di mission impossible, perché se fino a un po' di tempo fa i primi erano considerati quelli dotati almeno della trazione integrale, ora questa distinzione non vale nemmeno più. Tornando all'Arona, il pianale è ovviamente l'MQB, che con qualche modifica fa da base all'Ibiza, alla Ateca stessa e a moltissimi altri modelli del gruppo Volkswagen, idem per motori e cambi. Ma questo non è un problema né un limite, anzi è un punto di forza, visto come si sono comportate le nuovissime Ibiza e Polo nelle recenti prove su strada. Esteticamente l'Arona ricorda l'Ibiza davanti e la Ateca dietro, tutta sua invece la linea della fiancata, grazie in particolare alla linea di cintura più bassa, che dona anche una bella luminosità all'interno. Insomma, i design Seat non si sono confusi tra quello che è il family feeling o riproporre i vari modelli con delle linee in scala ridotta o maggiorata, che la cosa è nettamente diversa. Come praticamente su tutte le rivali, anche qui si può avere la carrozzeria bicolore con il tetto a contrasto. A rinforzare l'aspetto off-road, ma non si va oltre le apparenze perché l'unica trazione disponibile è quella anteriore, ci sono poi i profili neri che sottolineano i passaruota, raccordati nella parte bassa della fiancata da una fascia dello stesso colore. Ci sono anche le protezioni color alluminio nella parte inferiore dei paraurti. All'interno la plancia è 100% Ibiza, il che vuol dire linee rette e spigoli. Ecco, forse qualche colore in più non ci sarebbe stato male, pensando alle rivali e anche la clientela giovane di una macchina come questa. Di sicuro però con questa impostazione l'Arona non stancherà neanche tra qualche anno. Detto questo, se vi piacciono i contrasti cromatici, gli inserti nella plancia in colore diverso rispetto al nero si possono avere. Estetica a parte, come sull'Ibiza, anche qui tutto è al proprio posto, facile da trovare e da utilizzare anche dopo pochi minuti che si è saliti in macchina. Capitolo qualità, come sull'Ibiza e in generale sulle macchine che partono da meno di 20.000 euro, le plastiche sono abbastanza dure. A differenza dell'Ibiza però, qui la fascia centrale della plancia è in un materiale più morbido, più piacevole al tatto. Rispetto all'Ibiza, la maggiore altezza del tetto non solo regala 4 cm in più per la testa davanti e 3 dietro, ma anche una percezione di spazio persino superiore, grazie alla maggiore dimensione dei finestrini che, come vi ho già detto, fa entrare molta luce. Il rovescio della medaglia sono i frusci aerodinamici, abbastanza forti già a 120 all'ora, complici anche le barre sul tetto. Quanto al bagagliaio, offre 400 litri in configurazione 5 posti e con il piano di carico nella posizione più bassa, e 1100 litri abbattendo gli schienali posteriori. Numeri più che buoni, ma non da record. La Citroen C3 Cross, per esempio, parte da 410 litri che diventano 520 grazie al divano scorrevole, che qui invece non si può avere. In ogni caso il volume è regolare e ben sfruttabile, a misura anche di famiglia, diciamo fino a 4 persone. In Seat, storicamente, tengono molto alla guidabilità delle loro macchine. Ovvio, da un SUV non si possono pretendere reazioni da go-kart, ma tra le curve l'Arona non delude. Il merito è prima di tutto dello sterzo, che è tra i più pronti e più precisi del segmento. E poi anche dell'assetto, che è un perfetto equilibrio tra l'assorbimento delle buche e la precisione in curva. Quanto al motore, questa volta mi sono invece rifiutato, in un certo senso, di provare il diesel. Un po' perché sarà disponibile più avanti, ma soprattutto perché, ok, secondo le previsioni saranno in tanti a comprarlo, ma questo benzina turbo tre cilindri è uno dei migliori in circolazione e mi sento proprio di consigliarvelo. Anche perché vi farà risparmiare circa 2.000 euro, una cifra davvero difficile da recuperare, pur con i consumi più bassi del TDI e il costo inferiore del gasolio. Nello specifico sto guidando il 1000 TSI da 115 cavalli. Probabilmente quello da 95 sarebbe più che sufficiente, ma qui, oltre ai 20 cavalli in più, c'è anche una marcia in più, 6 invece che 5, il che significa avere rapporti più ravvicinati e quindi una guida più fluida. A proposito di cambio, ha una corsa abbastanza corta e innesti precisi, ma se potete non rinunciate al DSG 7 marce, 1500 euro. Se siete interessati a una Seat di piccole dimensioni, la domanda finale è poi una: questa o l'Ibiza? I fatti dicono che qua ci sono 50 litri di bagagliaio in più, una seduta più alta di 5 cm, un po' di spazio in più anche per le persone e poi il look da SUV.
Quanto invece al comportamento stradale, al comfort e alla qualità, le due macchine sono praticamente sovrapponibili. Una differenza neanche piccolissima c'è ovviamente ed è nel prezzo. A parità di motore e allestimento, la Arona costa circa 3.000 euro in più dell'Ibiza. Tutto ebbe inizio con... Ma oggi è il momento di fare un grande passo. Perché il futuro è di... Omni Auto sta cambiando, ma noi rimaniamo sempre gli stessi. MotorOne.com is coming.